Più di 300 sindaci siciliani hanno invaso Palermo per partecipare alla manifestazione del Lanci Sicilia contro il governo regionale. Polemiche sul presidente Crocetta, che ha disertato l'incontro perché fuori città per ragioni di sicurezza in vista del corteo No Muos di sabato. I primi cittadini, che hanno definito sgarbo istituzionale l'assenza del governatore, sono stati ricevuti dall'assessore Bianchi. Il caso siciliano, ovvero lo scontro fra il governatore Rosario Crocetta e il PD, sarà al centro del dibattito nazionale. Se ne occuperà la Commissione Nazionale di Garanzia guidata da Luigi Berlinguer, che potrebbe decidere le misure da applicare agli iscritti al megafono del presidente. Intanto dal senatore Corradino Mineo arriva il monito. Il PD rinuncia alle dimissioni degli assessori e Crocetta apre col partito un nuovo programma di governo, una convenzione per la Sicilia. Nessuno sgambetto dall'ARS. Le modifiche apportate dall'Aula quando il governo è andato in minoranza piacciono a Confindustria. Parla il vicepresidente Giuseppe Catanzaro, che ricorda come fu Marco Venturi, assessore del governo lombardo in quota Confindustria, a proporre il modello ora divenuto legge. Formazione professionale, torna lo scontro Regione IAL Sicilia. L'ente di formazione mette in mora il dipartimento. Noi abbiamo le carte a posto ma siamo ignorati dall'assessorato. Intanto c'è l'accordo per salvare 1850 lavoratori degli sportelli multifunzionali. Per il momento andranno al CIAPI. Da PM ad avvocato di parte civile, Antonio Ingroia non riesce proprio a stare lontano dall'inchiesta sulla trattativa Stato-mafia e oggi è comparso nell'aula bunker del Luciardone nella nuova veste di avvocato di parte civile dell'Associazione dei familiari delle vittime della strage di Via dei Gergofili. Intanto il processo entra nel vivo. Il PM Di Matteo ha chiesto la deposizione in aula del presidente Giorgio Napolitano. Tensione intorno alla cattedrale di Palermo. Da 48 ore il sagrato è occupato da 50 dipendenti del Coinres che chiedono notizie del loro futuro dopo la riforma che cancella gli autorifiuti che andrà a regime a giorni. Dopo essere saliti sul tetto della cattedrale sono stati ricevuti anche dal cardinale, ma nessuna notizia dalla regione. Avrebbe tentato di ottenere il pagamento del pizzo dal noto chef della TV Natale Giunta. Arrestato ad aprile per tentata estorsione, minacce e danneggiamenti al ristorante palermitano di Giunta, per Giovanni Rao scatta ora il sequestro dei beni per un valore di ben 650.000 euro. Salvi i 122 operai edili impegnati nei lavori del tram di Palermo. La SIS, l'azienda che in appalto l'esecuzione dell'opera, ha ufficialmente revocato le procedure di licenziamento avviate lo scorso 15 maggio. Soddisfatti i sindacati, salvaguardati i livelli occupazionali. Dopo la sconfitta in casa della Lazio, il Catania è tornato ad allenarsi. Maran ha recuperato Bergessio e Castro e cerca il riscatto contro il Chievo. Il Palermo di Beppe Iachini invece sfiderà la Juve Stabia al Barbera. Il nuovo tecnico cambierà il modulo per far tornare in rosa alla vittoria. Per gli approfondimenti, video e le altre notizie, seguici su www.blogsicilia.it.